Namaste, sono Aizto Brave e bentornati in un altro episodio dell'Acecom su XCOM 2 War of the Chosen. Vediamo un po' come ce la caviamo oggi dopo la missione della scorsa volta, dove abbiamo spaccato culi a tutto spiano e soprattutto abbiamo spaccato il culo del cacciatore. Tra l'altro volevo dare un'occhiata alle mie caratteristiche. Quanta gente ho ucciso? Ho fatto in questo caso 15 kill. Mi segna 15 kill perché non sono state conteggiate allora quelle altre, mi sa. Non vengono conteggiate le esecuzioni. Ah, forse sotto esecuzioni? Perché non si muove questo status? Non si muove questa cosa. Forse hanno forse scritto esecuzioni 0. Hanno cambiato un po' di cose perché non c'è anche la... sì, ok. È stata cambiata leggermente questa cosa perché non c'è il fattore culo che, se vi ricordate, c'era. Quindi è stata un po' modificata. Forse è perché era la mod che andava in problematica con le altre. Comunque vediamo pure di continuare qua. Come potete vedere comincia a essere ben popolata. Manca ancora un po' di gente. Manca qualcuno che va dalla parte opposta del sectoide probabilmente. Qua tra l'altro vedete i due mech diversi. Oltre al fatto che qui ci sono le cose che abbiamo sbloccato appunto. L'ascia migliorata, la pistola d'ombra, la pistola d'ombra migliorata, la balestra migliorata. Queste appunto sono dell'espansione prima di War of the Chosen. Vediamo pure di continuare, capiamo cosa fare adesso. Dovrebbe come al solito attivarsi una nuova missione per le riserve. Non ora perché ho anche 260 cose. Comandante, quindi apprezzo che stia reclutando nuovi ingegneri, ma al momento abbiamo del personale in attesa di un incarico. Possiamo c'è anche quello nelle strutture o per le costruzioni e gli scavi. Comandante. Ok, finiamo con i potenziamenti per le armi, così abbiamo tutte le armi a livello successivo. Andiamo a vedere i... Uno scricchiolio nell'ascensore di poppa. Sarà il metallo che cede. Abbiamo come si chiama? Yersinis Apestis, complimenti per il nome. È libero perché l'avevamo mandato nella missione segreta, quindi lo possiamo far rimettere qua a... Grazie che mi ha avvertito Shen, tra l'altro, che possiamo rimetterlo qua a scavare. Adesso abbiamo possibilità di fare... Abbiamo uno snodo energetico qua, quindi vuol dire che possiamo farne un altro qua. Snodo energetico, e questo è nella bobina ricostruita, quindi facciamo uno snodo qui. Comunicazione e resistenza. Qua abbiamo possibilità eventualmente di mettere la infermeria. E con lo snodo energetico dovremmo essere a posto. 12. Se qua ci mettiamo Yersinis. Quanto tempo ci mette? 6 giorni. Prendiamoci 6 giorni piuttosto. Andiamo avanti ancora. Abbiamo la ricerca della torretta che poi andremo a cambiare. Per adesso direi che facciamo una scansione. Ah, abbiamo un ripetitore da costruire. Qui eravamo a posto. Ci abbiamo ancora 49 riserve perché le ho un po' spese. Però andiamo pure di qua. Ho sempre trovato particolarmente difficile dare la caccia a creature extradimensionali. Ho fatto molte scoperte interessanti, comandante. Ok. L'Advent non ha problemi a piazzare sistemi armati del tutto autonomi in prossimità dei cittadini. Una dimostrazione di quanto tengano la loro incolumità. Ok, la matrice difensiva è il discorso delle torrette se dovessero attaccarci l'Avenger, quindi il discorso degli attacchi terrestri. Fucile a pompa migliorato, abbiamo fatto una scoperta rivoluzionaria, dobbiamo approfondire immediatamente la tecnologia. Questo mi darebbe uno in più al danno per il fucile a pompa, oppure andiamo con le autopsie. Andiamo con questa dei danni migliorati. Vediamo adesso che manca pochissimo l'estrazione del personale, quindi facciamo vedere quello. Abbiamo rimosso i macchinari, quindi altre riserve e altre leghe, andiamo a vedere che cosa c'è. Qua ci possiamo costruire la matrice difensiva. Abbiamo ancora da costruire le comunicazioni. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo costruire. Qua ci costruiamo l'infermeria. Per costruire l'infermeria non abbiamo energia, però. E nello snodo energetico abbiamo già due persone. Quindi dobbiamo aspettare che finisca di costruire lo snodo energetico. Nel frattempo, chi abbiamo? Questa possiamo potenziarla. Aggiungi stazione, però non abbiamo energia. Quindi possiamo potenziarla dopo. I due personaggi allora li mettiamo qua. K e tu vai a scavare. I nostri due minatori. 14%, perfetto. Allora andiamo avanti e continuiamo a costruire questo ripetitore. Abbiamo la seconda tutta exo, ottimo. Andiamo a fare un salto anche al reparto
Al reparto sperimentale. Al reparto sperimentale c'è qualcos'altro. Una torta arachnide, una granata al plasma che potrei prendermi. Già craniale e solda craniale. Che differenza c'era tra queste due? Mi sa che noi abbiamo saltato uno dei due. Comunque facciamo una granata al plasma almeno. Le farò sapere appena il progetto avrà dato risultati concreti. E poi passiamo anche in scuola di guerriglia, perché vorrei vedere. Abbiamo possibilità di prendere teste di cuoio oppure parkour. Dimensione della squadra abbiamo bisogno di un maggiore che non abbiamo ancora. E c'è Svartulv che è in addestramento. E poi c'è anche l'addestramento dello psionico. Quindi continuiamo ad andare avanti. Riceviamo bene il perfetto segnale. Abbiamo la nostra. Abbiamo il bonus ottenuto. Ricerca del sapere. I laboratori aumentano di 20 punti percentuali la ricerca. Ottimo, quindi adesso andrà ancora più veloce. Cosa facciamo adesso? Possiamo costruire questa di qua, ma ci vogliono 200 riserve per avere il prossimo ripetitore. Però abbiamo 5 di 6. Ok, non è che è aspettato. Vabbè, intanto andiamo a cambiare. Andiamo a vedere che reclute come sono. Ok, reclute abbiamo ancora un sacco di gente da poter tirar fuori, che abbiamo detto. Allora, andiamo su visualizza soldati, mettiamoli in ordine di classe. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 granatieri e loro due che va bene, non mi interessano. 2 psionici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ranger, 3, 6, 7, 8 specialisti e 3, 6, 9 di questi. Quindi ci manca il granatieri. Mettiamo un granatiere e il nostro prossimo granatiere sarà Remo Rose. Vai pure, così vediamo di utilizzare anche te. Tra l'altro chiedo se Morose sia una citazione di Hearthstone o comunque del mondo di Warcraft. Dati oppure riserve? Riserve. Andiamo a prenderci riserve. Andiamo a prenderci pure riserve. Questa collaborazione sarà la salvezza della resistenza. Ok, allora, coesione tra loro due va bene. Non me li hanno feriti, quindi anche se la probabilità era alta, bene. Salva Solentonicius. Le fazioni della resistenza ci hanno aiutato a trovare il soldato che è stato preso in ostaggio. Comandante, abbiamo confermato la posizione del soldato nelle mani del prescelto. Abbiamo la possibilità di organizzare un'operazione di salvataggio. Squadra nell'ombra, tutti i soldati in questa missione ottengono una sola carica dell'abilità occultamento. Ok. Ci abbiamo la possibilità di trovare lo stregone, avviamo pure la missione. Andiamo a salvare Nikius. Andiamo a salvare Nikius oggi. Bello col simboletto. Solo tre persone? Per un'operazione furtiva. Una volta atterrati, i nostri uomini non avranno problemi a muoversi senza essere visti. Come allora, se serve possiamo inviare le unità Spark in combattimento anche quando sono messe male. Se possiamo mandare anche gli Spark in combattimento, va bene. Chi mandiamo? Se c'è lo stregone vuol dire che dovrei mettere Master. Quindi mandiamo Master, mandiamo. Io manderei Ghost, però è stanco, quindi forse no. Gente che si muove tanto, quindi un range. Dov'è la mobilità? Questa è la mobilità. No, questa è la mobilità, questa è l'evasione. 12-13 più o meno vi muovete tutti uguali in realtà, quindi non abbiamo dei bonus di questo tipo. L'Orex intanto ha fatto anche un livello, bene. Chi mandiamo? Per liberarlo direi che mandiamo Luca 81. Mandiamo loro due, Luca e l'Orex. Mandiamo Luca e l'Orex. Dov'è l'Orex? Eccolo qua. Che credo di non averli mai utilizzati, quindi vedo di prepararli e arrivo subito. Ok, siamo pronti. Ho messo le tute Exo a tutti e due, tra l'altro, e quindi partiamo pure. E Master c'ha il Medikit, che non si sa mai che Lord Nikki non sia messo tanto bene. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. In sostanza vorrei usare il Templare come unità di movimento più interessante e utilizzare invece gli altri due più che altro per fare più danni possibili nella via di fuga. Vediamo un po' cosa ci capiterà durante la missione. Dobbiamo cercare di capire cosa succede durante. Grazie ai nostri alleati della resistenza abbiamo localizzato il soldato che è stato catturato durante l'ultima missione.
È imprigionato in una struttura di massima sicurezza. Se vogliamo avere successo, dobbiamo entrare senza essere scoperti. Non possiamo permetterci di allertare le loro squadre di sicurezza. Stiamo andando in India a salvare i soldati. Ehi, Marò? I dati indicano che il nostro soldato è tenuto prigioniero nella struttura principale. Gli alieni non sanno che siamo qui. Dobbiamo cercare di entrare e uscire senza essere visti, se non vogliamo che la situazione si complichi. Ok, allora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare con i nostri tre dell'Ave Maria e vediamo un po' che cosa riusciamo, che giro dobbiamo fare. Allora, vediamo di cominciare. Secondo me il limite della mappa da questa parte è molto lontano, mentre da questa parte è molto più vicino, quindi mi sa che ci muoviamo da questo lato. Potrebbe essere che ci muoviamo qua inizialmente con Master. Una pattuglia degli anziani. Ok, ce n'è uno. E il fatto che abbiamo il squadra nell'ombra vuol dire che loro hanno pochissima visione, mi sa. Quindi abbasso, vediamo sicuro di muoverci qui e qui anche con i nostri due con la tuta Exo. Abbiamo un sacco di materiale per far esplodere tutti, però vorrei cercare di capire se riusciamo a fare molto stealth la missione senza prendere troppi danni. Vi aspetta per l'estrazione, comandante, ma non possiamo farlo avvicinare senza allertare l'intero. Allora, Master viene qua. Interverremo solo quando avrete recuperato il bersaglio o in caso di emergenza estrema. E magari lo facciamo continuare da questa parte. Resistenza. Poi tu puoi venire qua e tu puoi venire qua. Sono tutta la mappa di corsa. Questo va via, perfetto. Adesso capiamo se c'è qualcuno da questo lato di qua. Nemico distratto come livello di sicurezza. Quindi mettiamoci qua. Guidate la mia mano. Non vedo ancora nessuno. L'edificio è questo. Quindi in teoria ci possiamo muovere qui. Ok, c'è una torretta che però non è attiva, quindi tu puoi muoverti qua e... Oh oh, abbiamo visto qualcuno. Ok, ce n'è un altro. E Luca, vieni qua. Op. Op, vi faccio fare il salto della cavallina oggi. Qua c'è una persona, qua c'è la porta d'entrata. Dubito di riuscire ad andare da quella parte perché di solito come si chiamano? Le cose qua sono rinforzate. Il muro da questa parte dovrebbe essere rinforzato. Tra l'altro c'è qualcun altro anche qua. Comunque, vediamo poi di... lui, in teoria, se si muove, se resta qua non ci vede. Quindi possiamo muovere qui? A meno che lui non si giri. Beh, qua no, sicuramente no. Ci mettiamo qua con Master. C'è il taglio su questo e c'è la torretta che però ci vede, quindi meglio starsene qua. Vorrei andare qua, perché non mi fa muovere. Tu puoi venire. Tu puoi venire qua. Cioè, vediamo ancora qualcuno. Urca! Urca, urca, urca. Urca, urca, tirulero. Allora, tu stai in guardia. Mi sa che tu devi venire qua, Luca. Mi sto muovendo. E metterti in guardia anche tu, perché mi sa che adesso cominciamo a fare un po' di... Porto la guardia. Di casino. Comunque abbiamo la porta d'entrata qua, quindi almeno quello. Questo non ci sta vedendo. Bisogna capire se quello alla nostra sinistra ci vede. Ok, se ne sta andando via. Bene. Bene, bene, bene. E c'è un altro? No, credo di aver visto qualcos'altro. Qua perché mi segna che ci vedono? Perché c'è questo? Tu, Master, riesci ad andare qua avanti e capire cosa c'è qua dentro? C'è una porta, quindi tu puoi muoverti qua. Si avvicina una pattuglia. Urca, qua c'è un Archon però. Allora, voi potete andare qua dentro. Uno qua e uno qua. Stiamo passando proprio in mezzo alle truppe, quindi attenzione. Dovremmo chiamarlo Sky Ranger, quindi avremo un paio di turni complicati.
Questo sta tornando indietro, ma non credo venga dentro. Ok. Loro sono fermi. Sono fermi qua davanti? Brutta storia. Master, vieni qua. Lorex, vieni qua. Ho un'idea. Eros Vita, vieni qua. Si può fare. Vediamo cosa fanno loro, se si muovono o se non si muovono. Non mi sfuggiranno. Questi si muovono? O non hanno la minima intenzione di farlo? No. Ok, quindi la cosa complicata è il fatto che abbiamo un soldato d'elite. Non li vedo. Tecnicamente non li vedo. Allora, io dovrei aprire questa porta, ma per aprire questa porta devo andare qua e se vado qua mi vedono. Quindi dovrei cominciare già a spaccare un po' di gente. Ho lanciarazzi, ho lanciarazzi acido. Quanto fa questo? 3-4. Il lanciarazzi invece quanto fa? Lanciarazzi fa 4-7. E se facciamo così spacchiamo in teoria la porta d'entrata, quindi ci conserviamo questa cosa. E va bene, cominciamo. Ok. Ho fatto 5 danni su uno e 4 sull'altro. Abbiamo cominciato a venire rivelati, ma non potevamo fare altrimenti. Cioè, più che altro o lo salviamo e poi dobbiamo scappare e basta, oppure facciamo qualcosa del genere. Tu hai un 100% di fare dai 5-6 danni con una probabilità di critico. Con la pistola fai 3-4. Mi piace. Tu hai 60% e 50%. Allora, noi possiamo adesso arrivare lì, quindi possiamo metterci qua con Luca e sparare a lui. Perfetto. Uccisione con imboscata, ottimo. E dobbiamo chiamarlo Sky Ranger. Sky Ranger lo chiamiamo. Possiamo chiamare qua dentro? Tecnicamente lo possiamo chiamare qui. Qui di una casella dentro anche. Possiamo chiamarlo anche qua, stranamente. Il che è abbastanza strano, perché possiamo allinearci qua. Sì, lo chiamiamo tipo fuori dalla finestra. Che strano che possiamo... Ah, perché la cosa centrale è giusta. Sì, quindi qua non sarebbe tanto realistico in realtà. Perché ci sono le sbarre, quindi... Ah no, giusto, se ci sono le sbarre non posso arrivare a quella zona. E quindi chiamiamolo Sky Ranger subito fuori dall'entrata, cioè qua. Portateci via! Firebrand è in posizione e il complesso è in stato di allerta. Giriamo i tacchi. E adesso bisogna girare i tacchi, quindi vuol dire che cominciamo a... tagliare questo. Facciamo 5 danni e ci mettiamo in parata con Master. Gli è aumentata la concentrazione anche se non ho fatto un'uccisione. Bene. Lui fa frenesia da battaglia, vediamo cosa fa. Intanto sta arrivando gente. Ok, adesso vedremo di scappare il più possibile. Tu hai intenzione di attaccare lui? Ottimo. Così ti viene parato il colpo. Sono sotto attacco! L'intero complesso è in stato di massima allerta. Hanno inviato una richiesta di aiuto. Rileviamo trasporti multipli in avvicinamento. No, tu vieni qua. È con noi. Mi tiri su. Pesi più di quanto sembri. Ok. Perfetto. E non possiamo muoverlo? Ah, ok. Possiamo muoverlo qui. Mi muovo. Il prossimo turno vediamo di andarcene via. Tu hai la possibilità di attaccarlo ancora e fargli un po' di danno. Tu ti puoi muovere. C'è un posto utile che poi in un mezzo tu in un... Allora tu ti devi muovere tipo qua. E spari a lui. Ottimo. Se tu a questo turno lo attacchi e basta. Ottimo. Abbiamo anche un altro di concentrazione. Abbiamo recuperato anche un bottino.
nucleo di Larium. Con l'altra azione o ci spostiamo o ci mettiamo in parata ancora. Intanto il prossimo turno possiamo andare. Ok, dai che ce la possiamo fare. Attenzione a questo che c'ha un colpo sicuro. Urca, addirittura una bomba. Ok, ma solo torto uno d'armatura, il che va bene. E questo, sì, questo non si è fatto niente. Qua sta arrivando altra gente. Ok, dovremmo essere a posto, a meno che non ci siano guardie attive. Ma non credo, quindi Rosvita vieni... No, Lorex vieni qua. Prima vediamo un attimo. Rosvita vieni qua. Master vieni... qua. Posso farcela. Tanto abbiamo tirato fuori anche la torretta. Ma chi se ne frega perché ce l'abbiamo fatta. E Lorex vieni qua. ...21% di colpire il soldato avanzato che sta là. Ma sì, proviamoci. Urca! Ok. Complimenti. Andiamocene via. Evacua tutti. Addio. Ok, missione scioltissima. Tutto secondo i piani. Missione compiuta senza intoppi. Un'operazione di salvataggio come questa risolleverà sicuramente il morale del suo ridicolo esercito di straccioni. Ok, obiettivo ok, turni usati, missione perfetta perché effettivamente no, soldati feriti uccisi zero, non abbiamo ucciso tante truppe perché è normale che sia così. Cosa sta facendo Master? Gli sta toccando... vabbè, allora vediamo di sfruttare insomma questa cosa per fare la nostra... il nostro testo. Episodio 24, se non mi ricordo male. Spero di sì. Il 21, il 22, il 23 l'ho fatto. Quindi il 24 è questo. Ok, quindi questo sarà. E non mi tocchi il culo. Questo lo mettiamo sotto 1913, questo lo mettiamo sotto 1913. Che la denunzio. Questa è una citazione d'altri tempi, per, non so chi se la ricorderà, ma comunque segniamola pure. E continuiamo pure. Torniamo pure alla base con Master che tocca il sedere degli altri. Beh, perché giustamente si sono incrociati i piselli prima di andare in missione. È normale che succeda sempre dentro l'ASCOM. Qualsiasi avvistamento alle forze di pace o verrete considerati complici. Oh, sempre questi begli avvertimenti da parte della Advent e dei suoi scagnozzi e dei suoi portavoce eccetera eccetera eccetera. Devo dire che la missione è andata molto bene alla fine, pensavo peggio. E tra l'altro abbiamo ucciso un Archon, abbiamo ucciso due soldati, uno o due soldati, quindi non è per niente male in realtà come no, due soldati e un Archon abbiamo ucciso. Quindi niente male in realtà come toccata e fuga, senza essere completamente stealth, abbiamo comunque fatto il nostro lavoro. Nei confronti di un alleato è solo una delle caratteristiche che ci distinguono dagli alieni. I nostri ragazzi sono stanchi, qua sta aumentando un po' la coesione tra i nostri ragazzi. Piccolo bug, lui è tornato con in mano un fucile che non c'era, non so se avete visto dall'animazione. E abbiamo recuperato Nikios, ben tornato in squadra, abbiamo recuperato anche un nucleo di Larium. Siamo davvero inarrestabili. Le faccio i miei complimenti, comandante. Questa non mi ricordavo. Ah sì, giusto, perché è giusto, è una missione dei Templari. Quindi c'è ogni tanto vedete lui che parla e dice ah che figata. Perché finora l'abbiamo visto solo con qualcun altro. Torniamo un attimo in armeria perché c'è qualcuno che ha livellato. Andiamo a vedere chi ha livellato. Ha livellato Nord Nikius, che torna tra noi come protocollo di supporto. Gli mettiamo il combattimento o il medico. Pam 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 pam. Combattimento o medico. Lord Nikius gli mettiamo il combattimento a lui. E va bene così. E vediamo poi ogni tanto mi salta fuori sto poi. Avviamo una nuova missione. La nuova missione sarà recluta scienziato, recupero bottino, aumento introito, recluta mettitore. Mi piacerebbe fare una recluta mettitore, una non recluta mettitore ma una delle altre fazioni.
Queste non le possiamo ancora fare. Questa la possiamo fare eventualmente. Contrasta l'attività del prescelto. Rappresaglia una brutale operazione. Passo avanti nella ricerca. Qua cosa ci vuole? Ci vuole un sergente, un tenente, un soldato. E gli diamo più mobilità. Potrebbe anche essere. Recupero dati, riduzione del progresso avatar, soldato delle fazioni, potenza arma, aumenta introito, bottino alieno, scienziato. No, andiamo a fare questa missione qua in Cile con un tenente, che può essere il tenente Colt, insieme al sergente. Tra l'altro Marty l'ho chiamato Kuro finalmente, che me l'aveva chiesto da un po' di tempo. E lo mandiamo in missione insieme a un soldato, e un soldato sarà preso dalle reclute o comunque molto reclute. Mandiamo Svartulv insieme a loro. Abbiamo annullato il rischio di soldato ferito. Dobbiamo localizzare la fortezza del cacciatore questo giro, così portiamo su anche i progressi con lui. Ci mettiamo 7 giorni a farla, quindi neanche troppo tempo, perché ho sempre il mio, cioè Dimitri Cesco, che è fisso là ormai. I nostri ingegneri sono ancora al lavoro. 3 giorni avremo lo snodo energetico, così possiamo costruire altra roba. Abbiamo una missione, scusate, la leghe aliene. Beh, non ora adesso. Cosa stavamo facendo? Abbiamo una cosa di dati da questa parte. Sarò sincero. Abbiamo le riserve di qua. Andiamo su questa dei dati. Del resto, troppa energia psionica farebbe impazzire chiunque. Ok, e vediamo di andare avanti di qua allora. Adepto. Sì, tra l'altro faccio notare che effettivamente in realtà più o meno i tre prescelti corrispondono un po' alle tre. Corrispondono come. Come si dice? Nemesi con le tre fazioni. Però alcune ci assomigliano. Il Templare assomiglia al nostro. Il Templare assomiglia all'assassino. No, il Templare assomiglia allo stregone. Il Mietitore assomiglia al cacciatore. Però il guerrigliero in realtà non assomiglia tanto agli altri. Infatti non c'è questa cosa. Ma ci sono ovviamente le cose. Conforto e l'operazione si circonda in un'aura, eccetera, eccetera. Quindi possiamo continuare l'addestramento con lui. Lui avrebbe fortezza, stasi e ispirazione, però nessuna delle tre mi piace tanto, quindi proviamo a metterci Omega, diventami anche tu un soldato psionico, così abbiamo 3 soldati psionici e poi vedremo di portarli in missione successivamente. Qua andiamo avanti con la nostra ricerca. Abbiamo missione subito, una difficile, che è il nostro dottor Schiaffi, l'ingegnere. Una è una missione molto difficile, ci darebbe 204 riserve, e una è una missione che ci dà Sierra Kim come scienziato. Quasi quasi, infiltrazione furtiva, progetto avatar, piccolo passo avanti, aggiunge un blocco al progresso avatar. Questa mi contrasta la volontà, la perdita di volontà, e questa mi contrasta solidarietà criminale. In realtà nessuna delle tre è troppo brutta in realtà come cosa, quindi dobbiamo solo scegliere quale delle tre fare effettivamente. Controlliamo un attimo la quantità di ingegneri che abbiamo. Un casino di ingegneri, abbiamo 7 ingegneri e 3 scienziati, quindi in realtà ci servirebbe meglio uno scienziato, ma in realtà nel reparto ricerca non siamo messi proprio malissimo a livello ricerca, a parte il fatto che ci mettiamo 20 per ricercare l'Elerium. Però in realtà stiamo migliorando abbastanza facilmente. Dei suoi trascorsi con i Mietitori sembra essere l'unico in grado di contestare le decisioni dei suoi padroni. Non so quale sia il suo vero obiettivo, ma a differenza della maggior parte delle emanazioni aliene, non fa niente per nascondere il suo disprezzo per gli anziani. Ah, ecco, ci sono anche dei tratti, insomma, sulla personalità. Qui abbiamo un po' di posti. In realtà questo snodo energetico poi diventa così, quindi c'è la possibilità di tenere 2 ingegneri. Questa ci mettiamo 3 persone, questo lo spostiamo qua per rimuovere i macchinari, poi li spostiamo qua. E poi dovremmo, ma sì dai, andiamo a prendere un altro ingegnere così quasi. Oppure andiamo a prendere i soldi. Molto difficile. Questa invece è difficile. Viola la workstation sul treno. Oppure protegge il dispositivo. Torre oscura. Andiamo a prenderci soldi.
Andiamo a prenderci soldi, dai. Rotta per gli Stati Uniti occidentali. Andiamo a prenderci altre riserve. Vediamo di preparare la missione. Così siamo a posto per l'inizio della prossima. Giocano con noi. Para, 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 para. Allora, per una missione molto difficile da proteggere il dispositivo, abbiamo un po' di gente, un bel po' di gente disponibile. Allora, mi piacerebbe portare uno di voi tre, che così riusciamo a livellarlo fino a maggiore, probabilmente, tipo me. Allora, me. La Honey è ancora ferita per 11 giorni, quindi c'è ancora un bel po' di tempo. Ci portiamo Mox e Sentinel. Ci portiamo quasi quasi mi porterei uno tra loro due. Zex cos'ha esattamente come abilità? A follia, a conforto e a resistenza. Sì, mentre Alex è quello che ha le abilità più potenti, mi sembra, giusto? E non l'ho mai usato, se non sbaglio, in missione, mentre lui almeno una missione l'ha fatta. Alex invece ha come abilità a follia, a miccia e a dominio, che sono tutte e due, vedete, abilità da stregone. Quindi abilità molto molto forti. Quindi prendiamoci Alex questo giro. Insieme a Danny il Queen of, che non ho mai usato. Alex, che è un po' che non lo uso. Portiamoci Alex, che è qua sotto. Quindi Alex e Alex potrebbe essere una bella accoppiata. Cosa mi manca? Mi manca un blu e mi manca un verde. E mi manca un blu e un verde. Quindi uno come Roberto potrebbe essere. Un blu e un verde sono loro due. Un ranger e uno specialista. Ci portiamo Gabriel e Irish, Gabriel e Roberto? Oppure portiamo qualcuno, un blu e un verde. Quindi uno tipo misto, Simo. Lapo, che non viene da un po'. Portiamo Lapo, sto giro. E sono indeciso se portare un secondo... Lasciamo a casa Sentinel sto giro. Non perché gli voglio male, ma perché ci sono già io come cecchino. Magari portiamo, se abbiamo portato Lapo con chi è cicciato, con Marty. Marty è disponibile? Marty l'ho messo in missione segreta, giusto. Un altro templare, specialista, roba così. Specialista ci sarebbe Cypher, però no. Tu avresti col Conte, ecco, Conte, eccolo qua. Signor Conte, venga anche lei, vedrò di preparare allora i ragazzi e siamo pronti per la prossima missione. Io sono East Brave, grazie ancora della visione. Namaste and be brave!